giorno degli sponsali era arrivato. A tutta prima, aprendo gli occhi nell'ombra delle tende che circondavano il suo letto, Wang Lang non riuscì a spiegarsi le ragioni di un'alba così insolita. Nella casa tutto era silenzio, eccetto per i colpi di tosse del suo vecchio genitore, il quale dormiva al lato opposto, nella camera attigua a quella centrale. Di solito Wang Lang vi porgeva orecchio restandosene, fermo nel suo letto, per alzarsi solo quando udiva l'uscio del padre cigolare sui cardini di legno ed echeggiare vicina la tosse di lui. Ma quella mattina non attese. Con un balzo, scostate le tende del letto, fu in piedi. L'alba era scura e rossiccia. Dalla stretta finestrella quadrata, attraverso i lembi svolazzanti di uno strappo della carta che teneva luogo del vetro, appariva bronzo il cielo antelucano. Wang Lang si approssimò all'apertura e strappò via la carta. «Siamo in primavera», mormorò. «Non c'è più bisogno di questo». Quasi si vergognava di desiderare che per quella giornata la sua casa apparisse ben in ordine. Attraverso la finestrella poco più larga del suo pugno, sporse fuori la mano a sentir l'aria. Una lieve brezza, umida e frusciante, spirava da oriente, promettendo pioggia. Buon segno. I campi avevano bisogno d'acqua. La pioggia non sarebbe giunta in giornata, ma, certo, continuando quel venticello, non sarebbe mancata nei giorni seguenti. Wang Lang se ne compiacque. Il giorno innanzi, parlando col padre, aveva osservato che se la siccità fosse continuata a quel modo, il frumento quell'anno non avrebbe fatto il chicco. E adesso era come se il cielo avesse scelto proprio quel giorno per una promessa di buon augurio. La terra avrebbe dato dei frutti.